Ci troviamo nella biblioteca parrocchiale che ospita anche l'archivio e il Centro Internazionale di Angelologia. Ecco, alle mie spalle ci sono centinaia e centinaia di volumi in tutte le lingue che parlano degli angeli. Sono testi sia della teologia cattolica che di quella protestante che di quella ortodossa. C'è anche molto materiale, tra virgolette, non positivo che ho raccolto sulla angelologia New Age che io ho studiato e ho combattuto in questi 20 e più anni che mi dedico a scrivere. Ho scritto quasi 200 libri con 30 case editrici europee diverse. Molti di questi libri sono stati tradotti in francese, in polacco, in portoghese, in spagnolo. E questo centro di angelologia spesso accoglie anche degli studenti, degli studiosi, soprattutto per le tesi di laurea in scienze religiose, in antropologia, in letteratura. Quindi diversi studiosi hanno utilizzato questa grande biblioteca. Come è nata l'idea di mettere una biblioteca? Oltre 20 anni fa, io ero un giovane sacerdote, andai a San Giovanni Rotondo, sulla tomba di Padre Pio, che allora non era neppure beato, a fare un giorno di spiritualità. Allora di pranzo andai dalle suore di San Giuseppe a mangiare. Il ristorante delle suore era gremito di pellegrini, io ero solo a tavola, e la madre superiora mi chiese se poteva far sedere accanto a me una signora del Lazio che aveva il marito ricoverato in ospedale, alla casa sollievo della sofferenza. Io dissi di sì, la signora si sedette e mentre mangiavamo insieme incominciammo a parlare di Padre Pio, di spiritualità. La signora mi confidò che lei tutti i giorni pregava agli angeli e nella borsa aveva un libro di preghiere agli angeli. Siccome io ho sempre amato i libri, sono molto curioso, chiesi alla signora Laziale di mostrarmi il libro e la signora mi dette il libro, Aziel, preghiere agli angeli della casa editrice Mediterranee. Io sfogliai questo libro e capii che era un libro negativo, un libro esoterico. Si parlava dei 72 geni planetari, ogni angelo avrebbe protetto i 5 gradi dello zodiaco, le persone che nascevano in quel periodo. E quindi mi resi conto che la signora in buona fede pregava gli angeli sbagliati. E mi indignai perché capii che c'era una truffa nei riguardi delle persone semplici, delle persone che, per quanto buone, non avevano i mezzi culturali cattolici per difendersi. Ritornato in parrocchia oltre 20 anni fa, mi resi conto che a livello di angelologia cattolica nelle nostre librerie non c'era quasi niente, per cui iniziai a raccogliere del materiale sugli angeli e feci il primo libro, Preghiere dei cristiani ai santi angeli di Dio, che poi una parte di queste preghiere sono state stampate dalla Shalom, un'altra parte dalle Paoline, ed è stato un enorme successo editoriale. Sono stati venduti centinaia di migliaia di copie in Italia e in tutto il mondo. E mi resi conto che c'era questa lacuna. Mentre nelle librerie con molta facilità si trovavano testi esoterici, che sono demenziali, sono stupidi, perché sono scritti per lo più da amici dei demoni, non certamente da amici degli angeli, creano confusione e dicono tante sciocchezze sugli spiriti celesti, da parte cattolica non c'era quasi niente, per cui mi sono impegnato a fare questi libri. E veramente io sono una persona molto limitata, poi sono impegnato molto in parrocchia. Aver fatto quasi 200 libri, ci ho visto una particolare benedizione degli angeli su questo mio ministero di divulgazione della devozione cattolica agli angeli.